In principio fu la spedizione dei 1000, poi divenirono 1800, infine 2470. Come timoniere il buon Garibaldi si è travestito nell'era moderna in Alessandro Mastro Nicola e ha guidato il suo gruppo verso la gloria. Quella gloria che i tifosi più accesi e non oggi attendevano con un occhio al web e con l'orecchio alla radiolina, come accadeva un tempo. Insomma, a Rimini si è vissuta una domenica dai fasti antichi che ha riportato alla memoria promozioni passate per un elefante e una B fatta alzare al cielo. E se non fosse stato per i gol di Tonini arrivato al 92esimo, da non confondere con Tonino Cereso, il Rimini avrebbe festeggiato la matematica promozione. Di mezzo un Sasso che si chiama Marconi e non certamente Marignanese. In campo, già in avvio, si vede la forza del Rimini con Bonaventura che pennella per la testa di Fabbri, un pallone invitante che il centrocampista deposita sul fondo. Lo stesso centrocampista spreca l'assist questa volta di Goyebre, che in velocità va via all'avversario, ma il compagno si lascia ipnotizzare da Gentilini. Bomber Bonaventura viene chiamato in causa, mister 20 gol, accarezza il palo ma non incide, cosa che fa prima della mezz'ora Guglielmo. Servito da Ciccarevic, l'esterno indovina l'angolo vincente che non lascia scampo a Gentilini. 1-0 biancorosso e possiamo dire sicuramente meritato. Dopo aver accarezzato il palo, Bonaventura vuole partecipare al Festival del Gol scheggiando la traversa. Alza la mano Politi dalla parte opposta, quasi a indicare la presenza in campo della Marignanese. Punizione trattenuta in due tempi da Francesco Scotti. Prima del raddoppio biancorosso, dopo aver preso le misure alla porta, Bonaventura in coabitazione con Allotti e Giua batte per la seconda volta l'estremo ospite, 2-0, e ora si va a riposo con orecchio alla radiolina e sguardo al web. Nella ripresa c'è quantomeno l'orgoglio ospite, Mazzoli grazia così Scotti. Lo stesso portiere è però costretto al super intervento due minuti più tardi, negando la gioia del gol a Matteo Fabbri, presentatosi a tu per tu con quest'ultimo. Il Rimini torna ad alzare il ritmo con una combinazione Bonaventura-Valeriani con il centrocampista che manda di pochissimo alto. Dall'altra parte, Ottaviani cerca la sortita offensiva, tentativo dalla distanza che si spegne alto. Mentre i compagni la combinano grossa quando Valori non riesce ad approfittare per una questione di secondi di un azzardato retropassaggio dei bianchini, ma lo stesso attaccante si rende pericoloso con una giocata di classe che non trova il bersaglio. Zitarekic, dall'altra parte, emula in quanto al bersaglio il collega. Il portiere Gentilini si rende nuovamente protagonista, questa volta atterrando Valori lanciato verso la porta avversaria. Per il direttore di gara ci sono tutti gli estremi per il cartellino rosso. In porta, viste le tre sostituzioni, si accomoda Bianchini. Neppure il tempo di indossare i guantoni che Righini pennella una punizione al bacio che batte il portiere da subbuteo. Come se non bastasse, Bianchini è costretto a raccogliere il 22esimo centro di stagione di Bonaventura che getta in fondo al sacco la sfera battezzata da Ricchiuti inizialmente sul palo. Mentre la cinquina la firma nuovamente l'attaccante biancorosso che spedisce in porta il tiro cross di Valori. E qui la festa, cantava Giovanotti negli anni 80, non sarà qui solo oggi per la matematica certezza, ma di sicuro il rinvio è previsto per una mini festa in quei di Corticella e per la festa delle grandi occasioni l'appuntamento è rimandato nel paradiso chiamato Romeo Neri fra due settimane. Ma nel frattempo, caro Mastro Nicola, e chi lo dice ad Adrian Ricchiuti che il campionato non è stato ancora vinto? Qualcuno aveva già iniziato a festeggiare, no? Tipo Adrian, che ormai era, non lo tenevi più. E quindi... Beh, Adrian festeggiava già anche prima, l'abbiamo visto qualche foto con i baffi e il naso rosso. Sì, Adrian, non lo so, guarda, fortuna che lo manda a scaldare tutto il secondo tempo, perché sennò non lo sopporterei in panchina per 45 minuti ancora.